Dopo la debordante e saltante vittoria con Potenza, Pescara è chiamato subito alla prima conferma, fuori in grosso De Sogus, rientra Brosco, l'unico cambio rispetto all'11 schierato con Potenza, Mora recuperato, parte dalla panchina, 4-2-3-1 davanti Merola e Delle Monache, esterni Rafià tra le linee alle spalle di Vergani, Andrea ultima in classifica, 4 pareggi nelle ultime 11 partite, in questo lasso di tempo appena 3 gol realizzati a sorpresa, Trocini cambia sistema di gioco e si affida al 4-5-1 tra i pali, la novità Savini che ritrova la titolarità dopo 6 giornate, dopo 6 panchine, Salandria a metà campo e l'uruguaiano Pastorini in attacco con Bolsus a sinistra e Mikovski sulla fascia opposta. Abbiamo visto il tiro sul calcio franco di Kraja, pallone al lato, inquadrata anche la tifoseria biancazzurra, fa fatica il Pescara nel primo tempo, c'è grande pressing a centrocampo da parte dell'11 di Trocini, poi ancora un tentativo di Kraja, telefonato, nessun problema per il portiere dell'Andrea Savini, inquadrato con la maglia numero 20 Kraja, poi cerchio centrale, ancora Kraja, pallone in avanti per Vergani, il palleggio in bello stile, però non inquadra la porta all'altezza dei 16 metri. Nessun intervento compiuto da Savini, sarà questa la sintesi della partita e quindi Pescara mai seriamente pericoloso. Ci riprova ancora la formazione, o meglio, ci prova qui la formazione pugliese nel secondo tempo. Su un retropassaggio fatto malissimo, dobbiamo dire, da un giocatore del Pescara, con Pastorini che però colpisce male il pallone, poi il colpo di testa da parte di Vergani, la palla che sorvola la traversa della porta difesa da Savini. Siamo al 60esimo, l'Andrea comincia a spingere, alza il baricentro, entra anche Fabian Pavone che dà una grande mano alla sua squadra, Pavone che va al tiro, il sinistro deviato, l'arbitro non concede il calcio d'angolo, Fabian Pavone, classe 2000, originario di Silvi, cresciuto nel vivaio del Pescara, in prestito dal Parma. Poi ancora la squadra di casa con Candellori che si inserisce dopo l'ottimo assist di Pastorini e c'è la chiusura efficace e tempestiva, un intervento salvifico di Bobben che è stato sicuramente il migliore del reparto arretrato biancazzurro. Poi 83esimo, c'è questo tentativo di Cancellotti, il colpo di testa ancora di Vergani con la sfera che termina di pochissimo lato rispetto al lato rispetto al palo destro della porta difesa da Savini, estremo difensore dell'Andrea. Poi ancora Pescara nel finale, Pescara che cerca di spingere nei minuti conclusivi della partita, ancora un colpo di testa, questa volta di Cuppone, entrato al posto di Rafià, sono entrati praticamente tutti gli attaccanti, mancava De Sogus per infortunio, ma Savini non riuscirà, non compirà neanche un intervento. Poi il contropiede di Cuppone che si lancia nello spazio, questa è la sua specialità, poi sbaglia però tecnicamente il suo destro telefonato che non può impensierire il portiere dell'Andrea Savini. Siamo al 93esimo, inquadrato Cuppone, sono entrati anche, lo ripetiamo, Lescano, Colai, poi negli ultimi 5 minuti Mora, è entrato anche Aloy al posto di Giaboa, ci riprova Cuppone al 94esimo e poi proprio all'ultimo respiro ci sarà l'espulsione del difensore Ciotti, doppio giallo, per un fallo commesso ai danni di Colai, era già stato ammonito il difensore dell'Andrea nel corso del primo tempo. Siamo al 95esimo, la partita è finita, dunque Andrea in 10 uomini, finisce 0-0, c'è questo ultimo tentativo della formazione biancazzurra con Colai che viene contrastato da un giocatore avversario, ma non c'è più tempo. 96esimo, 0-0, un Pescara lento, sotto ritmo, passo indietro notevole rispetto alla vittoria esaltante con Potenza. 0-0 ad Andrea.